Ciao amici di amore, ciao ciao. Io get, praticamente non le facevo mai, adesso sto facendo una quantità inaudita. Ma allora, intanto mi piace molto farli, se ti devo dire il vero, punto primo. Punto secondo, vedo che me li chiedete continuamente e quindi, cara amica e caro amico, get! Comincio con questo meraviglioso prodotto che ho trovato anni fa, no, anni fa un cavolo, però l'anno scorso, anni fa, cioè, no, no, ragazzi, è l'età che avanza, cioè, io ho mal di schiena, ogni tanto quando mi alzo faccio aiaiaia, come faceva mia nonna. Anyway, questo Bioderma Hydra Bio Eau de Soin, boom, idratante UV, moisturizing anti-UV mist, che è questo? Adesso io metterò praticamente l'immagine per un quarto d'ora e parlo perché quando l'ho letto non si è capito niente. Secondo me così hai il tempo di mettere pausa e ricopiare il nome del prodotto. Metti che non l'ho detto bene. Anzi, no, non l'ho proprio detto bene, quindi puoi ricopiare. Ti faccio vedere come si usa. È una figata pazzesca. L'estate scorsa a un certo punto l'ho messo da parte proprio per l'estate. Non l'ho voluto utilizzare in inverno perché è leggerissimo e mi. Non che sia arrivata l'estate. Cioè, no, sì, è arrivata l'estate. Io ci ho messo il maglioncino. Oh, raga, ma a casa mia, guardate, c'è freddo. Io ieri mi sono messa la giacca. Quello al telefono. Dicevamo un quarto d'ora fa. Allora, dici tu perché non metti i telefoni muti? Ragazzi, che sei espressivo. Questo prodotto mi piace perché è leggero, fresco e praticamente ne ho utilizzato la metà, a giudicare da qua la situazione. Mi piace da morire. È un idratante spray e fai così. Praticamente poi qua ci dice di 20 cm e di lasciare asciugare 20 secondi. Lasciamolo asciugare 20 secondi. Ora io dovrei stare 20 secondi così e aspettare che si asciughi. No! Lo sto per finire, l'ho centellinata, questa crema di Becca, che è scintillante Embellisseur. Adoratissima, ho deciso di finirla perché praticamente siccome mi comincia a risultare abbastanza pesante, guarda che lavoro io, che lavoro, che fatica la vita, mi sta ricominciando a risultare un po' pesante sul viso, vista la temperatura, quindi la devo per forza finire così. Per quest'anno con lei abbiamo dato, mi è piaciuta da morire. La uso al posto del fondotinta, non colora a dire il vero, ma mi rende luminosa. E ricordati, io sono quella che quando entro in una stanza tutti devono fare: ah, è arrivata lei. Te la posso dire sincera, che tascia, te la posso dire sincera. Sinceramente, i prodotti Becca. Alzo le mani e dico wow. Ho provato altri prodotti di Becca. No, niente, praticamente. Ma io perché non l'ho mai calcolata Becca? Mamma mia, mi trovo una meraviglia. Quelle cose che ho comprato. No, non le ho comprate, scusami, le ho provate. Ho comprato un correttore che è troppo scuro, però poco male perché se prima o poi io riuscirò ad andare al mare quest'anno, ne dubito fortemente. Ci proverò, vedi come brillo, guarda, guarda, sembrano tipo le statuette del gattino, guarda. Ho visto che mettendo questa crema qua, scintillante e luminosa, praticamente se non metto il fondotinta fa uscio uguale. Non, ma perché già fa caldo, a dire il vero mi piacerebbe finirlo perché così me lo levo dai piedi, è qui, cioè è qui. Prep and Prime MAC. Questa è una base ombretto fotonica, fotonica. Ti giuro, io guarda, io quando cioè, ci sono prodotti che non finiscono mai, non li sopporto. Proprio. Poi più una cosa non mi piace, più mi pare che non finisce mai. Cioè, è il prodotto della vita. Questo invece è una di quelle cose che io dico ti prego, non finire. Devo dire che, vabbè, adesso ti ho visto il tubetto così, in realtà il tubetto si è un po' svuotato, intanto perché ne ho fatto un pot a mia mamma. Io adoro le recensioni di mia madre. Le recensioni, i pareri di mia madre, le adoro. Lei mi ha dato un parere sugli smalti. No, veramente, è troppo tenero. Oh, sembra gres porcellanato. Lo metti e non si toglie. E io lavo sti robaccio. Sembra gres porcellanato. L'ho adorata, te lo giuro. Un po' come ti vorrei ricordare mia cognata, la cognatina. No, Lisa, buono, eh. Buono.
A noi. Allora, praticamente io qualche giorno fa ho condiviso un video dove ero praticamente quasi struccata, a dire il vero. Cioè no, in realtà ero cazzo, ciao, figurati. Ero truccata, e come se ero truccata. Però sono stata un sacco di persone che mi dicono: Lisa, ma che sei luminosa, sei luminosa. Tanto è merito di questo ha, becca. Secondo poi, praticamente non avevo messo eyeliner, non avevo messo granché. È uno di quei trucchi mordi e fuggi. Che ci sono? Ti faccio vedere pure come utilizzo questo. Però prima di utilizzare questo, io ritiro fuori quest'altro. Questo potreste è quello proprio. Ciao. Ciao. Oh, buono, Allora, Pep & Prime di MAC. Bright Forecast. Macchina fotografica. Facciamo vedere che sai lavorare. Vai di macro. Ma c'è andata di macro? Sì, c'è andata. A posto. Bright Forecast. Pep & Prime. Bright Forecast, che è aranciato. Ho visto che ne hanno fatti nuovi colori comunque, visto. Però questo è aranciato ed è quello che a me piace di più di tutti. E guarda che faccio. Intanto, allora, base ombretto non mi piace manco per niente. Devo dire il vero, ci ho provato, ma non mi piace. Io il Bright Forecast lo metto qui, perché ti vorrei ricordare che io l'occhiaia ce l'ho così. Non ce l'ho qui, perché ho riposato male. Ce l'ho così, proprio. E quindi lo metto qui. A posto. Buono, Con questo meraviglioso pennello da sfumatura lo sfumo, giustamente, senti, sfumo. No, che poi non è da sfumatura questo qua, questo è per fondotinta, cavolo sei. Aspect Face Brush, vabbè, alla fine ho assolutamente utilizzato sulla faccia, quindi ecco, già vedi, comincia l'effetto meno... Che cos'hai? Stai male? Io le do alle persone... Allora, ci sono persone che a me non mi hanno mai vista struccata, nel senso che... L'altra volta sono andata, ho incontrato di queste persone, stavo andando dall'estetista a fare le sopracciglia ed ero struccata, perché io ero struccata perché avrei dovuto fare quell'altra cosa al viso. Niente, che altra cosa al viso praticamente erano i baffetti, che poi chiamano i baffetti, guarda, ero un ibrido perfetto tra un pesce gatto, mio padre, tutte le mie amiche lo chiamano il baffo, ti ho detto tutto, io mio padre non l'ho mai visto senza baffi, mio padre è il baffo, Maurizio Costanzo e Marco Columbro, ecco. Allora, l'ho utilizzata tutto l'inverno, ho fatto benissimo a comprarla, è costata, perché cos'è, 45 euro sbaglio, è costata, l'ho adorata, non c'è stato giorno in cui, cioè sì, ci sono stati giorni in cui non l'ho utilizzata, ma l'ho strausata ed è stato un ottimo acquisto, quindi sto per utilizzare un ombretto di questi, ma io te lo mostro perché praticamente secondo me di dupe ce ne sono 450.000. A proposito di dupe, se per esempio magari, ecco, sto dicendo se il cavallo bianco di Napoleone era bianco, ad altre magari ritorna totalmente nuova. Sito temptalia.com, tu metti lì il nome di un prodotto MAC, per esempio, che sono quelli più facili a cui trovare un dupe perché sono i più imitati, e lui su questo sito trovi praticamente tutti i dupe di tutte le fasce di prezzo, una cosa veramente fantastica. Allora, l'ombretto che sto per utilizzare è quello che in realtà quest'inverno ho utilizzato meno, lo sto utilizzando nelle ultime settimane, ed è Bamboo, che è questo Bamboo. Quindi, con un pennellazzo di Shaka, che è il numero, non so se è, perché si è un po' corrominato, non so se è il numero 560, 660, 550, uno di questi. Poi a ora di numeri ti vorrei ricordare che io proprio brillo. Comunque è un pennellazzo tanto, prendo un poco di ombretto e lo scatafotto senza alcuna regola, però, cioè senza alcun, proprio me, proprio attivo, vabbè, sto mettendo ombretto a posto, buono, Va così, bellissimo. Questo praticamente, cioè, mi uniforma la palpebra, che è una cosa meravigliosa. Non c'ho bisogno di aggiungere, fare e dire. Finish. Noto che ora in video sta sembrando un poco più scuro. Tu considera che i video, quelli diciamo tematici, quelli un po' più strutturati, vengono girati di mattina molto presto, quindi gli ISO sono sicuramente superiori, quindi l'impostazione della camera è diversa. Adesso la luce, c'è luce naturale, quindi mi sto aiutando su questo. Io non uso luce artificiale, a dirti il vero, io uso soltanto luce naturale e l'impostazione della camera, quindi certe volte sembra che io ho uno stacco spaventoso tra collo e fondotinta, lo so, me ne rendo conto. Con lo stesso pennellazzo, che è il numero, ti vorrei ricordare, o 550 o 560 o 660,
un numero, pennellazzo, sciaca. Prendo questo qui bianco, che non è un bianco, è color panna, che si... madre come si chiama, bellissimo. Drawing a blank. Che noi ora per omologazione, per sbrigarci, chiameremo questo qua sbianchizzo. Questo sbianchizzo qua, bello sbianchizzo, mi piace come termine. Vorrei ricordarmi che io sposo è peror, peroro. Porto avanti la causa del diamo nomi che io mi posso ricordare agli ombretti, e quindi rosellino, bianchino, bianchino smortizzo, bianchino grazioso, rosa grazioso, cose del genere, perché quando le mie amiche dice bello questo colore, rosa grazioso. A posto, buono. Non metto eyeliner, anche se lo vorrei mettere l'eyeliner, a me mi piace l'eyeliner, ragazzi, a me mi piace da morire. Tanti dicono che non metto l'eyeliner, ma a me mi piace l'eyeliner, ma che me lo metto? Sì, lo metto, non me ne frega niente, lo metto, sì, ho trovato il coraggio e la forza, lo metto, non lo trovo, l'ho trovato, lo metto, o lo salto, una caccola. Ma lo metto o non lo metto l'eyeliner? Così trenatural, no, non lo metto. Ho cambiato idea, non lo metto. Non sei coerente con le tue scelte. Mia cara, sto per utilizzare l'Instant Anti-Age, il cancello età, correttore occhiaie. Mi sta dicendo che sono anziana sostanzialmente. E c'è ragione. E vorrei ricordarti, io adoro il fatto che contenga bacche di goji. Quindi mi fanno dimagrire tutto. Vedi, guarda, ho perso 300 grammi, 350 grammi, è un antiossidante, mi sto antiossidando. Ah, guarda, niente, a mezzo chilo ci sono arrivata, a mezzo chilo forse con tutte e due. In linea generale non c'è un colore adatto a me, cioè tutti i colori in gamma, che poi non sono tantissimi a dire il vero, ma questa è una cosa generale del... che finezza degli Instant Anti-Age. Questa è una cosa proprio generale che io penso, però non mi sta risultando buono. E come direbbe cognatina Isabella, buono è. Cosa hai trovato? Ah, una mosca. Sta inseguendo la mosca. Non sto scherzando. Che certe volte abbiamo queste crisi con i calzini. Tu sai che è Priscilla la cosa dei calzini? Priscilla prende i calzini, li tira, ci gioca, li lancia, li prende. Sono, io non ho più un paio di calzini appaiati. Sai che devo nascondere i calzini? Prilla, amore, me l'hai preso? L'hai presa? No, perché se non l'hai presa io ti do un suggerimento. Sta da quella parte perché prima o poi verrà lo scoperto. Priscilla fa delle cose che lasciano pure me a bocca aperta. Esempio, Priscilla ha capito come si accende l'aria condizionata, perché io la prima volta ho detto vabbè, ho dimenticato l'aria condizionata accesa, sono distratta, mannaggia a me, chissà da quante ore è accesa. La seconda volta ho detto di nuovo l'aria condizionata accesa, l'ho lasciata, ma dai, porca miseria, sono troppo distratta, cioè già io mi ero colpevolizzata. Una domenica pomeriggio io ero distesa sul letto, periodo di agosto, le finestre erano aperte perché stava ventilando, quindi non accendiamo l'aria condizionata, giusto? No. Priscilla sentiva caldo, Priscilla è salita sul comodino, perché non gliene strafrega più niente, ormai proprio comanda lei definitivamente, è salita sul comodino e ha cominciato a schiacciare, cioè io l'ho guardata, a schiacciare i pulsanti del telecomando fino a quando non ha sentito il beep. Le presente quando accendi il condizionatore che parte un beep? E ha acceso il condizionatore. Questo per dirti che Priscilla ha questa fissazione con i calzini da tantissimi anni, li prende, li tira, ci gioca, fa di tutto con i calzini, che li prende sia dallo stendino, non sto scherzando, cioè io non posso stendere le calze che lei mi guarda, lei sta che veramente quando si siedono con le zampette così e tre giri di coda, io dico sempre ti sei fatta tre di coda lì con le orecchie attentissime, le vibrisse in avanti attentissime, lei mi osserva quando io stendo i calzini e si va a prendere i calzini. Io trovo calzini ovunque, ma da quando? Cioè, saranno 3 anni, 4 anni. Noi abbiamo questa perversione dei calzini. Priscilla non mi fa annoiare mai. Questo è poco ma sicuro. Allora, sto utilizzando la No Filter, Sun Filter. No, oppure aspetta, prendo quella che così la devo asciugarmi, che già la porto. Ah no, ce l'ho in borsa. Ce l'ho in borsa, no, niente, allora uso questa. No, aspetta, vado a prendere quella in borsa. Mi piace quando sono così decisa. Sì, cioè Priscilla è una ninja, racconto quest'altra cosa di Priscilla, è una ninja. Allora, a
anni fa, io adesso terrazzo è ben adibito, è arredato, anzi è praticamente, aspetta prima ti dico il prodotto, è Dark Mineralized Skin Finish di MAC. Allora, adesso ci sono le tende, insomma, il terrazzo è decisamente più protetto. Anni fa, noi in Sicilia, in particolar modo a Palermo, ho letto, che non lo so se è così o no, abbiamo avuto un pessimo fenomeno, che era quello del telloro rosso, non mi ricordo il nome esatto di questo insetto, che praticamente è quello che ha devastato le palme siciliane. Qua vicino a casa mia ci sono delle palme, proprio qua davanti ci sono, c'è una bella fila di palme, ed è arrivato pure qua. Priscilla stava dormendo, presente quando i gatti dormono così? Priscilla non dorme, Priscilla sta così, cioè dorme a occhi alterni. Era coricata che dormiva così, di punto in bianco, fa un salto tipo Gaemon di l'amico di Lupin, fa che cade sto coso morto per terra. Cioè io sono rimasta, avevo delle cose in sogno, sono così. Arriva Lois, che deve essere contenta, e mangia qualcosa, lo mangia, sputalo. Queste sono scene ordinarie a follia a casa nostra. Quando abitavamo nella vecchia casa, non facevo ancora video quando abitavamo nell'altra casa, e c'erano gli scarafaggi con le ali. Io li chiamo gli uccellini. Schifo. Una volta uno ha fatto così col coppia, ero distesa dal letto, sto guardando la televisione, messa di taglio, messa così così, capelli sciolti, e sento qualcosa mi fa così, che mi tocca i capelli. Ma cos'è? Mi giro e volava là. È arrivata Priscilla, lo ha massacrato in 4000 pezzi. E quando c'è qualche cosa, tipo un setti, è Prisci, vieni subito. Arriva lei, attiva, oh, ci penso io, mamma, levati, ti proteggo io, mamma. Gli massacra. Lei è un'assassina e io sono una mandante. Siamo persone spregevoli. No, ma dovresti vedere quando Priscilla, io la chiamo, faccio Prisci, vieni subito. L'altra volta c'era una lucertola che si, cioè, probabilmente era tanta, nella mia mente era un coccodrillo. Vedevo sta bella, ah, Prisci, vieni qua. È arrivata lei tutta spettinata perché stava dormendo, era tutta schiacciata. È arrivata lei tipo, oh, che ci fu, dimmi, guarda là. Allora, io, Lois e Priscilla comunichiamo, non me le chiedere, noi riusciamo a comunicare. Si è girata, Lois è tutta spaventata dietro di me perché poi lui si mette a piangere, guarda, per favore. Io tutta spaventata, Priscilla l'ha fatta andare via. Ci ha pensato lei, perché quella è stupenda. Oh, e Priscilla ridendo e scherzando, guarda che ha 14 anni. Orbene, ti faccio vedere cosa è successo con questo mascara, che praticamente sto utilizzando perché non ho avuto tempo di andare a comprare un altro mascara, ma stupendo, vero? Evidentemente il piricullo qui, che serve per per scaricare questo qui, che non mi viene, lo scovolino, è sceso, e io ho chiuso e ho forzato e ho piegato questo. Che ne pensi? Io non ho un altro mascara, avevo soltanto questo, e questo, guarda che mala vita che sto. Oh no, cavolo, il piegaciglia. Oh, ma come, io non scordo sempre il suo piegaciglia, che miseria. Ma se piego le ciglia col mascara adesso faccio tipo pasticcio. Capito come devo mettere il mascara? Scocciatura. Ah, ma ho dimenticato a fare le sopracciglia. No, guarda, cioè veramente. So che in tanti lo piegano di proposito, il problema lo sai qual è? Che è talmente tanto carico di prodotto che l'altro giorno ho detto, vabbè, poco male. Tante persone di proposito lo piegano per utilizzarlo meglio. Provo. No, è un gran casino, cioè si fa un papocchio. Ragazzi, non è che quando io chiudo il mascara faccio... No, lo chiudo normalmente. Evidentemente non era messo molto bene. Ma sto per fare extension alle ciglia, sappiatelo. No, veramente, mi sto per fare extension alle ciglia. A giugno me le faccio. Quindi se qualcuno le ha fatte e mi vuole dare suggerimenti, io ascolto. E adesso guarda che devo farci, cioè, guarda quanto prodotto c'è. No, veramente, veramente, peccato. Peccato. Non abbiamo alternative. Adoro quando non trovo le cose, non trovo... Ma dove l'ho messo? Il coso per le sopracciglia, lo spazzolino per le sopracciglia. Ma dove l'ho messo? Sopracciglia, sto per utilizzare il mio adoratissimo Cabral, finalmente nel colore che mi piace di più, che è il numero 3. Ho preso questa mini taglia che secondo me come quantità è perfetta per le mie esigenze, ovviamente. Piccolina, mi piace che ci sia il pennellino, perché no, guarda, carina. E il colore è il colore che voglio io. Anche se poi sai stesso risulta sempre leggermente più scuro del... Che c'è, amore mio? Vedi che ancora qua è la mosca. Vedi che è qua la mosca. O è un'altra mosca, perché... Terribile, Priscilla. Terribile.
ma poi ha degli sprazzi poi di dolcezza che guarda, non te li so descrivere, certe volte vorrei fare una foto, però sono così belli perché lei, sai, è così... Lei è riservata, lo noti la differenza quando io inquadro Lois, si mette in posa e allora io la prendo un po' in giro quando la riprendo, però sai, ci sono certe volte che io non metto online Priscilla dopo averla ripresa perché io vedo che è proprio infastidita e allora la lascio stare, ma ci sono volte in cui lei ha queste cose, questi atteggiamenti così dolci di coccola, tipo la sera io le chiamo le mie anatroccole, tutte e due, perché quando andiamo a letto io dico forza cucciole andiamo a dormire, le presento. Gli anatroccoli che seguono la mamma anatroccola, loro mi seguono, io le chiamo le anatroccole, io mi corico, Priscilla si mette nel suo cuscino e mi guarda, mi osserva, io mi corico e le dico ti ho preparato il cantuccio, le dico sempre la stessa frase e lei si alza di scatto, sale sul letto, si viene a ciambellare, io la abbraccio, lei si mette tutta lunga e dorme profondamente, tutta lunga abbracciata, no, oh, Priscilla guarda, è carattere fumantino, Però poi ha questa dolcezza incredibile. Allora, come al solito lucida labbra lo metto in auto, come al solito adesso mi si assestano da soli i capelli perché fra qualche minuto saranno più... Però guarda, sono... Madre, sembro Sally Spectra. Tu eri dalla parte di Sally Spectra o di Stephanie Forrester? Io di entrambe, non riesco ad avere una preferita. Niente, dai, mi vado a cambiare e poi metto lucida labbra in macchina. Non metto illuminante, non metto nient'altro perché sicuramente oggi sentirò caldo. Però già ho cominciato a mettere i sandali. È stato bello! Bellissimo anche oggi, ciao e che le stelle siano con voi, dai lo dico ogni tanto, ciao, ma come si spegne?